Cessate il fuoco, negoziato multilaterale subito e disarmo nucleare. Sono questi i temi al centro della manifestazione per la pace promossa dalla coalizione Europe for Peace, che si svolge oggi, sabato 5 novembre, a Roma. Decine di migliaia le persone che stanno partecipando alla marcia per la pace, partiti da Piazza della Repubblica e diretti alla volta di Piazza San Giovanni in Laterano. A fare da apripista è lo striscione Europe for Peace, portato da scout e da giovani della comunità di Sant'Egidio, seguiti dai rappresentanti delle organizzazioni promotrici e rappresentanti delle istituzioni. Dalle 14:30 circa si inizia con la diffusione dal palco dei contenuti e delle richieste esplicitate nella piattaforma di convocazione. Le migliaia di persone sono giunte a Roma per chiedere con i propri corpi, con la propria presenza fisica, con la propria voce, la pace. Tra le adesioni alla manifestazione anche quella della rete delle scuole di pace e della rete delle università per la pace, insieme al Coordinamento Nazionale Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani e il mondo della Perugia Assisi. Le scuole sono quotidianamente impegnate in esercizi di pace perché hanno la piena consapevolezza che sia oggi necessaria una nuova capacità di cura di sé, delle relazioni, delle società, del mondo, che ricostruisca con il dialogo i legami di pace nella giustizia. Presente al corteo anche il leader del Movimento 5 Stelle ed ex premier Giuseppe Conte, che ha dichiarato: "Oggi qui non ci sono bandiere, ma cittadini che dicono al governo che vogliamo il negoziato di pace, che la strategia finora seguita non funziona. Qui c'è la maggioranza silenziosa del paese."